Ciao, sono Armando Sborgia e sono un tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Dopo oltre 20 anni di esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro, ho deciso di mettermi in gioco per creare una nuova realtà divulgativa e una comunità volta al miglioramento continuo. Quello che voglio è affermare la cultura della sicurezza. Spesso le difficoltà di questa professione tendono a sconfortare i professionisti del settore. Lo so bene, ci sono passato. La forte passione per il mio lavoro mi ha spinto ad andare avanti. Se come me credi che l'unico modo per fare un buon lavoro è amare ciò che fai, seguimi in questa avventura. Sono benvenuti i tecnici, datori di lavoro e i semplici curiosi che hanno voglia di scoprire la sicurezza sul lavoro. Per approfondire gli argomenti del video troverai in descrizione il link per il mio blog. Ricorda di mettere un bel pollice in su per farmi capire che stai apprezzando i contenuti che creo. Per supportarmi iscriviti al canale attivando la campanella. Benvenuti sul canale. Quest'oggi con me ci sono Matteo Massironi e Francesco Sgaramella e oggi abbiamo Fabio Minzoni. Fabio, presentati per chi non ti conoscesse in modo da poi introdurre l'argomento di oggi. Vai, prego. Grazie Armando. Io mi chiamo Minzoni Fabio e mi occupo di sicurezza da un po' di anni, da quando nel 98 ho cominciato con un classico corso da tecnico della sicurezza, non c'era ancora 81 ovviamente, era i primi anni del 626 e diciamo che questo argomento in generale mi ha rapito e ho cominciato a creare la mia professionalità come consulente in una società come quella che è MCS oggi. E ho avuto la fortuna di parlare, lavorare e imparare da tanti colleghi, da tanti clienti, tanto che nell'esperimentazione, perché un po' il mio percorso è caratterizzato dalla curiosità, ho toccato tanti argomenti, dagli aspetti più tecnici a quelli un po' più pratici, dei rilievi strumentali, fino ad arrivare alla formazione e al mondo un po' della comunicazione e della gestione aziendale. Poi quando sono uscito ho fatto il mio percorso, prima da ditta individuale, poi da SNC, poi da SRL e stiamo costruendo un progetto insieme ad altri professionisti che vuole essere un po' innovativo, se vogliamo, ma dov'è l'innovazione di un progetto di collaborazione? Sembra la pubblicità dell'acqua fredda. In realtà l'innovazione sta nel fatto che il progetto di lavoro insieme si costruisce a quattro mani, a sei mani, a otto mani, quindi è una cosa sartoriale, nel vero senso della parola. Penso che questo possa diventare l'arma vincente. Secondo me la sicurezza è fondamentale, ma non solo la sicurezza, parlo dei sistemi di gestione in generale, perché questo è il mio modo di vedere le cose, cioè io non faccio un DVR per fare un DVR, ma si inserisce in un contesto un po' più articolato, perché sono fermamente convinto, e un giorno forse i risultati me ne daranno prova definitiva, che lavorando in qualità, intesa come qualità, sicurezza, ambiente, quindi con un sistema organizzato, si possono ottenere dei risultati importanti anche sotto il profilo dei profitti, che al giorno d'oggi sono così in primo piano. Quindi questo è un po' il mio percorso. Fabio, mi cacci spontaneamente fuori una domanda. Visto che hai parlato di qualità e nel lungo periodo anche un guadagno in termini di profitti degli imprenditori, siccome molto spesso la mentalità dell'imprenditore, specialmente nelle piccole e medie realtà, non si presta tanto a questo tipo di mindset, usiamo il termine inglese che alla fine è un po' più ampio del nostro mentalità. Nella tua esperienza, cosa hai potuto vedere in questo senso, a livello migliorativo, in tuoi clienti che hai seguito o in situazioni che conosci da vicino? E confermo quella che è la tua affermazione, nel senso che il business, il fare profitto attraverso la propria attività produttiva è il tema principale. Infatti una delle domande che io faccio nei corsi di formazione provocatoriamente è più importante la sicurezza o la produzione? E tutti mi rispondono la sicurezza, perché ovviamente io faccio quello e quindi mi devi accontentare, un po' come i bambini. In realtà la mia domanda è provocatoriamente sbagliata, perché non c'è una separazione tra sicurezza e produzione, però dicendolo in questo modo interpreto quello che è il pensiero comune, quello che hai citato anche tu Armando,
il datore di lavoro o il lavoratore anche, non scagliamo sempre la responsabilità alle aziende, sono quelli che dicono se io devo lavorare bene, non devo ora fare sicurezza, se devo lavorare bene, non devo fare velocemente, per fare velocemente non devo rispettare le regole di sicurezza, ma perché ho un pensiero un po' pigro. Se tolgo le protezioni, se tolgo i comportamenti di sicurezza, faccio meno fatica e quindi faccio, questa è la strada giusta e vincente. La mia esperienza vede che gioco forza in certi contesti per gli eventi che stanno accadendo, o per le sanzioni, o per la paura di sanzioni, un po' di sensibilità si è sviluppata. Siamo ancora purtroppo lontano dalla nostra idea. Il mio atteggiamento è stato quello di forzare la mano. Quindi io dico ai miei clienti, io lavoro con un sistema di gestione. Tu ti vuoi certificare? Bene, abbiamo dei tempi. Non ti vuoi certificare? Io vado avanti lo stesso. Perché da un lato devo dimostrare, perché penso che la nostra missione sia comunque dimostrare qualcosa e ottenere dei risultati, quindi dimostrare la validità dei metodi. E lavorando in questo modo io tutelo l'azienda, tutelo me stesso, perché comunque se sono l'SPP io sono consulente e mi diverto. Questa potrebbe essere un'altra parola che mettiamo assieme alla comunicazione, cioè bisogna divertirsi lavorando, bisogna trarre de delle soddisfazioni e delle motivazioni da quello che si fa. E io, non so se sono malato o meno, quando le cose funzionano bene e si vedono dei risultati, che può essere una riduzione del numero di infortuni o anche un'analisi che porta a a una soluzione migliorativa, per me è soddisfazione. Quindi penso che Guarda, questa sia la strada. se sei malato te lo può dire solo Matteo perché è psicologo, noi non possiamo dirtelo. Però forse siamo in due perché anch'io mi diverto tantissimo. Oggi ho fatto 2 mezze giornate di formazione, l'ultima giornata per degli apprendisti edili che racchiude quello che hai detto. La differenza, cioè la mentalità italiana è quella rivolta al guadagno e guadagno immediato, tra l'altro, quindi è un imprenditore abbastanza di basso livello, sono pochi quelli che guardano alla lunga. E oggi avevo questi apprendisti ed è stato incredibile come a un certo punto uno di questi, perché poi con me si confidano alla fine, si confidano nel gruppo che si crea, mi racconta che lui è bravissimo a camminare con una scala. Ed è stato forte perché questo corso era una parte in presenza, quindi con delle persone in aula, e una parte con degli apprendisti da casa che seguivano in videoconferenza. È stato abbastanza difficile realizzare questo corso. Allora c'erano alcuni che non avevano mai visto fare questa cosa qui e non potevano credere al fatto che si potesse camminare con una scala. E allora lui è montato su in piedi e ha fatto vedere proprio come faceva. E gli altri dicevano: ma è impossibile. Poi ce n'era un altro che diceva: io ho cambiato 3 aziende, in tutte e 3 le aziende mi fanno fare questo. E gli altri che non potevano credere a quello che stavano dicendo. È stato incredibile. Questa è proprio la sintesi di quello che è il mondo dell'edilizia, perlomeno, in questo momento. Francesco, ma scusa un attimo, ti pongo una domanda veloce, se, perché magari non ho capito. Ma l'apprendista si è messo a camminare sulla scala No, cioè, non davanti avevamo una a te? scala, però in piedi davanti alla telecamera e davanti agli altri ha fatto vedere Ha le insegnato manovre questa con le tecnica. gambe. Ho capito. No, volevo dire una cosa perché visto che Francesco mi ha tirato in mezzo sulla sanità mentale di Fabio. Cioè, secondo me, cioè, è indice che è sano mentalmente Fabio. Più che altro, cioè, perché prova soddisfazione per il suo lavoro e si diverte nel suo lavoro. Cioè, le persone non sane sono quelle che vanno al lavoro e non si divertono. Cioè, quello lì, secondo me, è quello lì il problema. Cioè, il problema fondamentale della maggior parte delle persone che vanno al lavoro e non si divertono, e ce lo fanno proprio. Tanto, cioè, sei lì, cioè, divertiti mentre lo fai, cioè, ma più che altro trova il modo per divertirti, perché alla fine ci si può divertire anche facendo una cosa più, cioè, che potremmo reputare più noiosa del mondo, che poi alla fine, cioè, a seconda di come vedi una cosa, cioè, sei te che decidi se è una cosa noiosa o meno, comunque, fondamentalmente. Assolutamente vero. Sì. Sì, E condivido. avevo sempre una domanda per Fabio, ma
Quindi, cioè, spiegami un attimo, perché hai detto questa cosa molto interessante, che dicevi, io gli dico, facciamo un sistema di gestione, poi se si vogliono certificare va bene, se no vado avanti lo stesso. Quindi, cioè, ci spieghi un attimo cosa vuol dire che vai avanti lo stesso? Vado avanti lo stesso perché vuol dire che io lavoro in quel modo, quindi imposto la mia consulenza su una come se fosse un sistema di gestione da certificare per la normativa vigente e lavoro sui processi, quindi gli appalti, la formazione, il DVR, la gestione dell'emergenza, e questo è un metodo consolidato che comunque mi permette di ottimizzare le risorse in termini di qualità, quindi vuol dire che è qualcosa che conosco bene, quindi non mi cambia, non impiego delle risorse per creare qualcosa, ma parto già da una base buona e vado a investire sull'approfondimento specifico dell'azienda. Quindi non è un copia e incolla di un formato, ma è un prendere, partire da un punto di partenza e creare un vestito ad hoc per il cliente. Questo qui è la situazione che accettano i clienti, perché comunque non gli cambia niente. Poi siamo onesti, a loro non gli cambia niente neanche in termini economici, quindi la mia forza diventa anche quello lì. E pian pianino riescono a vedere, a percepire quelli che sono anche i risultati in termini di contatto, in termini di abbiamo questa problematica, guarda che c'è la procedura. Poi è vero, c'è il cliente che ti segue di più e quindi riesci con certe aziende a andare più veloce, più spedito, e c'è invece dei contesti che si fatica maggiormente, ma questo penso di non inventare nulla. Però è una modalità di forzatura che secondo me paga perché per me l'azienda è organizzazione, l'azienda Fabio, in generale. Guarda, mi hai dato un assist per dire una cosa, perché naturalmente non parliamo solo ai tecnici, parliamo anche a imprenditori che magari vogliono ascoltare una chiacchierata di questo tipo. E c'è una cosa che pochi hanno compreso: il sistema di gestione, di cui all'articolo 30 dell'8108, dove si parla dei sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro, non è opzionale, quindi il tuo approccio è correttissimo, è a carattere imperativo, lo devi fare. Poi che in ASL locali si chiuda un occhio, perché se ti metti a vedere le procedure di dettaglio dove non c'è nemmeno il DVR, comincia a essere un problema abbastanza oneroso per l'azienda, quindi si va a vedere magari la cosa più macroscopica, se non ti vogliono far chiudere domani, anche se dagli ultimi aggiornamenti che ci sono stati, adesso ti chiudono lo stesso, però diciamo che almeno a livello sanzionatorio ti possono fare meno male. Vedo Matteo, sì, che volevi parlare. Sì, infatti alla fine l'81 ti dice già che devi fare un sistema di gestione, ed è molto bello quello che ho sentito dire da Fabio, che diceva sì, cioè non è che sono io, cioè, perché quello che vedo solitamente con le persone che fanno i sistemi di gestione, che vanno a cercare di imbrigliare nel sistema di gestione l'azienda, e invece penso che quello che dica Fabio è proprio che lui, in base a quello che fa già l'azienda, va a costruire il sistema di gestione, giusto Fabio? Sì, esattamente, io la qualità nella società dove ho cominciato la mia professione, si parlava, perché parlo di un po' di anni fa, di qualità, e l'azienda si certificò, quindi venni coinvolto nel percorso di certificazione con le stesse dinamiche che si vedono spesso, e mi piacque subito i principi, mi piacquero tutti i principi del sistema di gestione, però fatto non per prendere il bollino, fatto per consolidare un metodo, perché leggendo quello che poi è riportato fino all'81 come indicazione normativa, l'obiettivo non è quello di avere il bollino, bensì di gestire un processo e valutare i risultati, che questi si chiamano in inglese indicatori di prestazione, in italiano o in inglese KPI, comunque avere una gestione del processo che ti porta poi a ridurre i rischi, evitare infortuni, malattie, conseguenze, incidenti, quindi l'obiettivo diventa sempre quello. Ecco, se noi lo facciamo in questo modo, non possiamo pensare di riportare con un copia e incolla uno standard di manuale o comunque di sistema da un'azienda all'altra. Ci sono le regole da saperle, poi io sono veramente
insufficiente nei punti norma, benché sia qualificato, però c'è modo di saperli, però le basi che partecipano a costruire un sistema devono essere solide, il resto ce lo mette l'azienda, anche perché con questo penso che si possa concludere questa risposta, l'azienda che ha in mano un modello, un sistema di gestione non fatto sulle proprie realtà non lo applica, e se non lo applica è ancora peggio. Se invece è creato con qualche anno in più, con qualche difficoltà in più su quello che realmente viene fatto, quindi è un po' come quando facciamo, Francesco, le procedure, fatemi vedere che cosa fate e poi io lavoro su quella correzione. Stesso discorso sul sistema di gestione, perché il sistema è quello che facciamo, formazione, appalti, DVR, gestione emergenza. Le fate le prove di evacuazione? Sì, come le fate? Ecco, questo è un primo punto. Poi dopo cominciamo a correggere e a creare qualcosa che tu hai già in pancia e che digerisci. Allora a quel punto, anche se non è bello, quindi non è un sistema da 9, anche se è un sistema da 6, però è applicato, ti permette di fare 6, 7, 8 in un tempo molto veloce. Assolutamente sì. Fabio, ti volevo chiedere una cosa, perché adesso va bene, non ancora escono le puntate con gli HS manager, stanno uscendo, però abbiamo affrontato il discorso della performance. Tu cosa preferisci andare a vedere nel post quando analizzi i dati, near miss, infortuni e quant'altro? Vai a vedere semplicemente gli indici classici della norma UNI o vai a cercare dei dati macroscopici diversi che ti sei in questi anni andato a cercare tu per sapere se va bene o male il tuo sistema? Io l'ho organizzato in questo modo, poi purtroppo non sempre si riesce ad arrivare alla raccolta degli indicatori completi, però è tra le soddisfazioni che dicevo prima. Per me ogni processo genera, deve essere organizzato e deve generare degli indicatori. Quali indicatori? Io vado oltre alla normativa, quindi parliamo di eventi, quindi di infortuni, ci sono quelle indicazioni lì che ce le metto, però per me un'analisi dell'infortunio rientra nella procedura che mi gestisce come deve essere fatto. E gli indicatori che tu vai a prendere sono l'orario, il turno, il reparto, la macchina, sono infiniti, dipendono, io gli indicatori li definisco con l'azienda, faccio una proposta e poi li estrapolo. Per il processo infortuni, eventi, quindi eventi intesi come incidenti, near miss, eccetera. Però gli indicatori io li posso prendere anche dal processo che mi gestisce le riunioni. Quindi hai una procedura, hai programmato delle riunioni, hai pianificato delle riunioni, le hai fatte le riunioni, hai fatto la riunione con la direzione, hai fatto la riunione con il comitato Covid, con gli operativi, bene. Anche questi sono indicatori. Sulla formazione ne abbiamo milioni. E quindi pensiamo a ogni processo, se scriviamo in una lavagna, che è la stessa cosa che ho fatto io quando ci ho ragionato, i processi, ho cercato di tirar fuori, se tutti, ho cercato di capire se per ogni processo era possibile procedurizzare, regolamentare, tirare le fila e arrivare a degli indicatori, la risposta è stata assolutamente sì. Quindi un sistema di gestione si valuta su un insieme di indicatori, di KPI approvati dalla direzione su tutti i processi, un po' come le spie di una macchina. Adesso le macchine ne hanno poche, ma poi immaginiamoci il panel di un aereo, le spie ce ne sono tante. E ognuna ha un significato. Ecco, immaginiamo il nostro sistema con tante spie e tanti indicatori divisi magari ai fornitori, appalti, quindi processi, comunicazione, procedure, anche la gestione dei documenti genera degli indicatori. Faccio un esempio e poi mi taccio, però quando parlo di queste cose mi piace un sacco. Quanti documenti abbiamo nel nostro sistema? Perché un cliente una volta mi ha detto: io non voglio un sistema di gestione perché lo ingessiamo con la carta. E la mia risposta è stata: ma quanti documenti abbiamo nel tuo sistema? E lui: ma ne abbiamo tanti. Ok, sono tecnico, mi dai un numero, perché tanti può essere 1, 10, 100.000. E in realtà sono 6 procedure. 6 procedure non è tanto, e quindi torniamo ai numeri. Quindi anche lì quante ne abbiamo? Ma ci sono degli indicatori che vanno, e questo me l'ha insegnato un auditor, bello gli indicatori, ma vanno correlati al tuo target, quindi al tuo obiettivo. Quindi io ho
tanti processi, cioè tanti documenti, perché vuoi monitorare quanti documenti hai? Perché io ti vado a ricercare quanti documenti hai approvato, quanti hai in elaborazione, quanti hai in verifica. E ti posso dire, caro mio cliente, tu hai 30 documenti in approvazione da 2 mesi, quindi siamo lenti. Se il documento non è approvato, non è attuato, non è distribuito e quindi il sistema non funziona. E diventa un indicatore specifico per un ambito. E così ce ne sono dappertutto. Però secondo me nei sistemi di gestione, come in tante cose, della sicurezza, non c'è la verità assoluta, si crea insieme. E come si fa a sapere se la strada intrapresa è corretta? Si prova, se a step, e se noi abbiamo una valutazione, quindi un monitoraggio e un risultato, possiamo dire sì, la strada è giusta, oppure la possiamo modificare anche sulle idee degli altri. Quindi io l'unica cosa che mi porto dietro dal Covid, dai protocolli Covid, e poi giuro non ne parlo, è l'idea del comitato, che nasce ed è stato vissuto malissimo, però di base creare un gruppo di lavoro che si incontra anche come siamo noi in maniera organizzata può essere una cosa utile. Poi ti volevo chiedere una cosa, visto che abbiamo parlato di near miss, di incidenti che vanno misurati e quant'altro, la gestione della comunicazione fra la dirigenza e i dipendenti, specialmente i preposti magari che devono vigilare, supervisionare, come la gestisci, come ti piace improntare la comunicazione all'interno delle aziende? Per me è fondamentale ed è molto trascurata. Mi ricordo un datore di lavoro di quando ho cominciato a fare questo mestiere, che andai da lui dicendogli, immaginatevi il datore di lavoro della classica impresa del centro Italia, piccola, creata dal nulla, quindi dal garage di casa che crea un mezzo impero. Esco dall'officina, vado da lui e dico, dottore, stavo facendo un sopralluogo, e mi fa, cosa stava facendo? Ah, raccoglievo informazioni per fare le procedure. Sì, spieghiamo come fare le operazioni per non farsi male. Poi io cercavo, ero in difficoltà perché non sapevo che livello tenere, se da mega manager oppure un po' più diretto, e comunque mi sono arrampicato sugli specchi. E quando lui mi fa una trama, ma queste procedure qui per chi sono? Faccio, per gli operatori, i lavoratori. Lui mi guarda e fa, gli operai? Quelli sono operai. Come per dire, sono operai, non meritano delle informazioni. Questa è un po' la fotografia del passato, fortunatamente, di quella che era l'immagine della comunicazione con i lavoratori. È trascurata anche oggi, anche se siamo più avanti, non c'è l'attenzione giusta. Bisognerebbe valutare i canali comunicativi da utilizzare, come comunicare, gli strumenti, e ce n'è una moltitudine. Uno dei motivi anche per il quale con un gruppo di colleghi abbiamo cominciato a organizzare un'area aziendale, che è ormai hobbistica per il momento perché è molto sperimentale, che vuole dare una consulenza alle aziende, e qui ti ringrazio perché l'assist stavolta me l'hai dato tu, curare la comunicazione aziendale. Quindi non solo io ti spiego come limitare i rischi, eccetera, eccetera, le cose che facciamo quotidianamente, ma una volta che hai strutturato il tuo sistema, come gestisci la comunicazione? Cioè vuol dire la mail, il messaggio, la chat in WhatsApp, l'incontro, l'audio pillola. Ce ne sono tantissime, anche qui io non ho, poi siete più bravi voi di me in questo, devo ammettere, non ho la soluzione, però penso che siamo quasi pronti come mondo del lavoro a varare anche questa idea di consulenza, dove dopo aver fatto il DVR, dopo aver parlato di addestramento, di formazione e di altro, comincio a lavorare con te per vedere come lavori con i preposti. Perché torno sempre dal sistema, ma se io mi accorgo che ci sono troppi infortuni in un reparto, cosa faccio? Perché ho gli indicatori, vado a vedere se i preposti hanno fatto la loro attività, ma sarà capitato a tutti di fare una riunione con i preposti, un'altra riunione con i preposti, spiegargliela. Adesso siamo arrivati a un punto che forse bisogna fare un saltino se vogliamo tutelarci nei confronti dei magistrati. E tutelarci vuol dire fare squadra. È un po' di lì che viene anche il nome MCS Team, perché la squadra è tra noi che lavoriamo nel settore, ma anche con i nostri clienti. Sì, sì.
E come passa dai preposti la comunicazione anche agli operatori, ai lavoratori del livello più basso. Per esempio oggi c'è stato un capo cantiere che dopo un po' di tempo mi ha chiamato, favorire una consulenza, ho detto va bene, mi hanno nominato preposto in 4 cantieri. Si può fare? Come faccio io a comunicare? Come faccio a sorvegliare? Quindi esistono errori di comunicazione che sono anche macroscopici ed anche errori perché l'azienda non capisce realmente quello che deve fare. Quindi secondo me il percorso che sta facendo Fabio è corretto, strutturare un insieme di professionalità che seguano l'imprenditore in tutti i passaggi della sicurezza, del sistema di gestione, fino ad arrivare alla comunicazione. Molto molto interessante. Ma infatti cioè, una cosa che mi viene da dire, che se nell'articolo 15, se ci pensate, se dentro c'erano dentro tutti i primordi di questa cosa, cioè, quella del coinvolgimento, perché alla fine quello di cui parlava Fabio, che cos'è? Il coinvolgimento a tutti i livelli, cioè è quello lì, la comunicazione a tutti i livelli, che è quella la difficoltà, perché fino a qualche tempo fa, cos'è che si diceva? Si faceva un DVR. Ma io mi ricordo ai tempi quando ho iniziato, cioè il DVR veniva fatto, cioè faccio il DVR perché devo valutare i rischi. E mi ricordo la gente che stava lì a discutere tra 2x3, 3x2, roba del genere. Adesso invece vedo con piacere che tutti stiamo iniziando ad andare in quella direzione lì. Cioè deve avere un effetto, perché se non ha un effetto non ha senso che faccio il mio lavoro. E la gente depressa, che non è come Fabio, che invece è felice di fare il suo lavoro, è perché? Perché fa il DVR, fa la valutazione dei rischi, non basta che questo è un sistema per andare a fare un piano di miglioramento continuo, che c'è già dentro nell'81 l'idea del sistema di gestione, ma è quello lì fondamentalmente il motivo per cui faccia la sicurezza, che fondamentalmente per fare le misure di prevenzione e protezione e per fare in modo che nessuno si faccia male, che secondo me agli RSPP di un tempo questa cosa qua era sfuggita. Non so se avete anche voi la stessa percezione. Sì, ma non solo agli RSPP, cioè la sicurezza. Io di solito, a volte, non di solito, quando faccio un corso di formazione, la prima cosa che disegno alla lavagna è un sorriso. È uno smile, come ha scritto dietro Matteo, perché quando uno va a un corso sulla sicurezza è triste, è proprio triste. E invece noi dobbiamo provare a dare una versione diversa, più empatica, perché se io entro triste non vedo l'ora di uscire. Per quello che Francesco mi piace un sacco, perché lui trasmette prima questo messaggio e poi se io comincio a seguirti perché mi fai piacere, io dopo vengo a parlare con te, a portarti dei contributi, a lavorare con te, perché poi un corso di formazione è questo. Ecco, quindi io adesso penso che sia il momento di fare un investimento di tempo, di risorse, di sforzi in una direzione unica, perché sono convinto che è la strada giusta e non potrà sempre andare male. Parlo dei contesti generali, guerre, pandemia o altro, e dobbiamo essere anche noi motori di questo cambiamento, di questa soluzione, nel piccolo, nel grande, che questo accada. Guarda Fabio, poi l'andare male è strettamente relativo, anche questo è legato a una concezione culturale solo nostra, perché in realtà dopo tutte le crisi e ancora oggi i mercati salgono. I ricchi diventano sempre più ricchi, le aziende vogliono continuare a lavorare, gli imprenditori vogliono continuare a lavorare e i lavoratori devono continuare a lavorare. Quindi io penso che non si pensare di star male è solo una questione culturale. In realtà stiamo molto, molto bene, anche perché se ci affacciamo alla finestra e guardiamo là fuori, ci sono dei posti in cui stanno veramente male. Tornando al divertimento, il giovane Tramazza, che ha 76 anni, gli è andata a chiedere se gli piace il suo mestiere. Lui vi dice di sì, perché tutti i giorni c'è da litigare.
Ma in cantiere, vedi, io devo... e rimango vivo per questo. Io devo venire a conoscere Mazza dal vivo, perché secondo me andiamo insieme a fare spedizioni punitive sui cantieri mentre tu fai no, no, ma non si fa così, dovete collaborare, no, dobbiamo punire, andiamo io e Mazza a punire insieme. Madonna. Questa, allora, sì, è dopo tutti quei discorsi che abbiamo fatto con Fabio, con Francesco, arrivi te, non dobbiamo punire. No, ha dato l'assist con Mazza, che è grandissimo. Prima o poi... Però vedi, anche lì c'è il bastone alla carota, quindi possiamo lavorare o ricalco e guida, se vogliamo entrare un po' nel... Sì, sì, nell'ambito, esatto. Tutto che... ricalco, Fabio, tutto, no, ricalco. Ma la sua soddisfazione più grande è che era al termine di ogni cantiere ci sono lavoratori e preposti che vanno da lui e lo ringraziano. Cioè, nonostante quelle litigate sono state sempre costruttive, e nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse dei preposti, nell'interesse delle imprese, al termine di ogni cantiere loro sono sempre lì che lo ringraziano. Quindi è un grande coordinatore. Vedi, quando è che queste cose funzionano? Quando ci sono le regole, il rispetto delle regole, la coerenza. È un po' come nell'ambito educativo, con i figli, nell'ambito dello sport che vivo anche personalmente. Il cattivo è quello che magari, cattivo tra virgolette, non prendiamolo male, è quello che all'inizio non viene apprezzato, però si percepisce che quando tu dai delle regole, che vuol dire fissare la strada, il percorso, che è sicuramente di crescita, allora gli altri pian pianino, chi prima, chi dopo, si avvicina e dà valore a un progetto. Quindi progetto, torniamo al discorso del sistema, quindi non tutto è sistema, ma l'organizzazione è la base di tutto, quindi comunicazione e organizzazione vanno insieme. Guarda, Fabio, assolutamente sì. Io credo che alla fine si arriverà a una sorta di coaching da fare sia con gli imprenditori che con i dipendenti delle aziende. E su questa scia io sono curioso di vedere cosa diranno adesso a fine giugno, inizio luglio, per il percorso da fare per gli imprenditori, che a mio avviso, sì, che a mio avviso è importantissimo, perché forse solo in Italia non si fa un corso prima di entrare a lavorare come libero professionista o imprenditore, datore di lavoro, qual si voglia definire. Già se vediamo chi fa il primo insediamento in agricoltura è obbligato a fare, mi se ricordo bene, 40 ore di sicurezza sul lavoro. Non vedo perché negli altri settori, che spesso sono pericolosi quanto o di più in alcuni casi dell'agricoltura, non si dovesse fare ad oggi nulla. Quindi spero che si vada a profilare un percorso fatto bene, con degli obiettivi ben chiari. Non so cosa ne pensi tu. Io hai toccato il tasto della formazione, condivido la curiosità, perché in Italia siamo molto speciali, specialisti e preparati nel fare dei proclami sui decreti e poi dopo trovarci con poco e magari con tanti errori. Quindi ci teniamo la curiosità fino a giugno. La mia opinione sulla formazione in generale è che solo la formazione non può essere la panacea di tutti i mali. Quando c'è un infortunio, non era stato formato, non c'era controllo, non c'era rispetto delle regole, sono tutte frasi fatte ormai. Purtroppo gli infortuni e le indagini degli infortuni più gravi si riconducono sempre lì. Però la soluzione non può essere metterti 300 ore di formazione, perché dipende come la fai questa formazione. Perché non tutti i docenti sono bravi, non tutte le aziende sono brave, quindi ci sono ancora tanti che non approfondiscono il tema, che creano una formazione standard non sulla realtà aziendale. Perché tu hai parlato di agricoltura, che io faccio formazione degli operatori o dei manager dell'agricoltura o dell'oil and gas o della lavorazione del legno. È un mondo diverso. Sono un mondo diverso. E quindi dobbiamo entrare nel dettaglio di quello che dobbiamo fare, e soprattutto la formazione ha un valore se è abbinata, se è fatta bene e se è abbinata al nostro sistema. Perché qual è l'efficacia di Matteo in aula? È stato bravo? Non diciamo il discorso dei questionari di gradimento. Dovremmo andare a vedere se quello che lui ha raccontato è applicato bene.
ma per vederlo io devo aver parlato con Matteo, devo aver costruito delle checklist o comunque dei format di controllo con lui per capire qual era il suo obiettivo, che cosa voleva ottenere e se è ottenuto. E addirittura, se fossimo stati bravi, avremmo parlato prima, perché la sua lezione nascerebbe da un nostro problema. Se tutti si danno delle martellate nelle dita, certo. Quando tu fai formazione, lavoraci, che ti fai le esercitazioni, la gamification, fai quello che ti pare, però non si deve più far male nessuno. E dopo vado a chiudere. Quindi anche questa situazione qui, che adesso abbiamo il discorso dell'addestramento molto interessante, però io da un lato sono ottimista e smile, dall'altro però sono anche un po' realista sulla base delle esperienze e timoroso nell'applicazione. Assolutamente, quello che sto dicendo Fabio fondamentalmente sono i principi della BBS, perché fondamentalmente sì, perché cioè, se ci pensi, cioè, certo inizi con la formazione, ma poi devi andare a valutare se la formazione, ma più che valutare, a rinforzarla costantemente. La BBS cosa che fa proprio la checklist comportamentale, quindi va a vedere se i comportamenti effettivamente vengono seguiti o anche i risultati. In più, cioè, con la BBS cosa c'è? Che viene formato il preposto per andare a fare coaching, che era un po' quello che diceva Armando, alle persone. In più si formano anche dei laboratori che sono gli osservatori, che anche loro fondamentalmente cosa fanno? Fanno sempre coaching a tutti gli altri laboratori, ai colleghi, per fare in modo che non sono tantissimi, cioè i comportamenti sicuri non è che siano milioni, cioè sono alcuni. Poi si deve fare anche delle valutazioni, secondo me, anche più specifiche, andando a valutare i near miss, eccetera, che quei sistemi di gestione li fanno molto bene. Oggi ho parlato con un HSE che mi ha detto, mi ha fatto morire da ridere, perché gli faccio, ma mi fa, guarda, abbiamo tutto un sistema per segnalare i comportamenti a rischio, eccetera, eccetera. E gli faccio, sì, vabbè, ma li segnalavi solo te. E lei mi fa, sì, però ho trovato la soluzione. Praticamente ha iniziato il primo mese offrendo il caffè a tutti quelli che gli portavano la segnalazione del comportamento a rischio. Poi l'uovo di Pasqua, poi un'altra roba. E stava sperimentando tante cose e vedo che in tanti stiamo andando tutti in quella direzione lì, che è quella che funziona. Sì, c'è un cambio generazionale, un cambio di mentalità anche da parte di chi si occupa della sicurezza. È vero anche che anch'io sono un po' preoccupato, Fabio, perché molti sono ancora alla ricerca del prezzo più basso. Molti sono ancora alla ricerca della scappatoia, solo alla ricerca del pezzo di carta. Questa è la parte invece che preoccupa me. Tant'è vero che io ho dovuto lasciare invece un paio di enti di formazione che mi chiedevano di fare delle cose poco chiare, ecco, chiamiamole così. Oppure disinteressati all'efficacia della formazione. Io adesso ho sposato questa linea e se non riesco a essere efficace, io piuttosto quel corso non lo faccio. Ah, sì, questo è purtroppo la realtà è quella e dobbiamo comunque continuare a insistere, perché per questo fare rete, fare progetti insieme, come il nome che abbiamo identificato, aiuta, perché da un lato puoi essere più efficace, migliorare con dei costi più contenuti, dall'altro ti puoi anche dare una mano, i momenti di sconforto possono esserci per tutti e quindi anche solo condividere le esperienze e trovare delle soluzioni che magari quando sei chiuso non le vedi e ce l'hai lì. Questo può sicuramente aiutare, perché non è una battaglia semplice, le difficoltà le vediamo, non è tutto rose e fiori, si fa fatica a trovare anche collaboratori, perché è un mestiere non impossibile, quello della sicurezza, qualità, ambiente, ma comunque bisogna impegnarsi tanto, perché quello che tu sai, e penso, sono convinto che mi capiate bene, non lo impari solo nelle 8 ore diurne. Ci sono quelle notturne, ci sono i sabati, le domeniche, il momento che sei al mare con la famiglia e ti viene un dubbio, allora devi andare ad approfondire e questo non rende questo mestiere così facile. Sì, no, ma questo è il motivo, fondamentalmente il motivo per cui
ci siamo conosciuti con Armando e Matteo, continuiamo a vederci tutte le settimane, questo è un momento per noi di crescita anche, oltre che di conoscenza di nuove persone, professionisti. Io è che 6 mesi, 7 mesi che stiamo facendo questo percorso, penso di essere cresciuto molto, soprattutto dal confronto con queste due persone. Grazie, anch'io, infatti io voglio crediti ad SPP. mi organizzerò. Cioè, qui, io li voglio questi crediti, cioè, che palle. Oggi Fabio mi ha insegnato un sacco, poi ascoltare voi due è meglio. Guarda, Matteo, puoi scaricare i punti come conferenza. Mi sa un punto ti tocca ogni volta che ci vediamo. Un'ora. No, cosa... tanto di crediti, una quantità scandalosa. E Fabio, io ti volevo chiedere una cosa, perché adesso parlando di momenti in cui bisogna approfondire, come ti formi costantemente nel post, diciamo, corsi iniziali? Questa è una domanda che stiamo facendo a tutti i professionisti. Come ti stai formando? Come preferisci formarti? Ti formi in sicurezza? Come approfondisci le tue competenze, le tue conoscenze? In sicurezza, qualità ambiente, oppure vai a prendere altri tipi di input? Allora, quello che io ho fatto è costruire negli anni un sistema formativo che stiamo completando adesso, che ha identificato gli strumenti, che possono essere video tutorial, video audio tutorial, cartoline, perché io ragiono sempre per quella che è la mia parte, ma quella che è la parte del team, e quindi lo rivolgo loro, e poi di conseguenza anche per i clienti. Su che cosa mi formo? Mi formo sui temi, quindi sono partito dalle banche dati, dai portali, dalle riviste e dagli aggiornamenti normativi che ti danno gli spunti, quindi gli argomenti. Su quello poi si va a fare un approfondimento che purtroppo, per fortuna, dipende molto dalle competenze personali. Quindi il tecnico bravo riesce a fare un approfondimento bravo, e la difficoltà che io ho trovato negli anni era trasformare l'approfondimento di un tecnico bravo in materiale per un corso di formazione o per un servizio, o può essere anche un servizio nuovo, una modifica di quello che stai facendo, una modifica dell'attività dell'azienda nello specifico. Quindi dalle fonti informative che abbiamo andiamo a estrapolare gli argomenti e poi li approfondiamo. Questo, diciamo, che è un meccanismo periodico. Poi dopo il feedback che mi piacerebbe avere sempre più spesso, perché per quanto ce n'è non basta mai, è andare in aula con i miei colleghi. Io l'ho fatto qualche volta, mi piacerebbe che fosse anche un reciproco scambio, perché quando io sono docente, e lo sapete benissimo, valuto e gestisco certe cose, ma mi può scappare qualcosa. Quindi avere di fronte a me Francesco, Matteo, Armando, che mi ascoltano e che mi danno un feedback concreto, coerente, positivo, che mi dicono anche se delle cose sono state sbagliate, ma perché il feedback deve essere positivo? Perché condividiamo un metodo, e quindi torniamo all'organizzazione. Ma il feedback per me di un corso di formazione sono tutti quegli elementi che incidono sul risultato finale, quindi non solo il contenuto, ma può essere la gestione dell'aula, degli spazi, del tono, delle pause, delle esercitazioni usate, del timing, degli argomenti uno e l'altro. Quindi tutte queste cose qui che magari io do per scontato, Francesco mi dice: guarda che ho notato quello, sai che mi stavo addormentando in quel momento specifico? Perché? E io gli risponderei: perché secondo te? Perché mi hai detto delle cose che conoscevo già. Adesso sono tutti esempi a caso, chiaramente, però fanno capire come, secondo me, l'aggiornamento non può arrivare da un singolo tecnico. Questa è la mia conclusione. È che io da solo mi metto lì, perché sarò sempre uno solo. Avrò sempre le mie 24 ore, e avrò sempre i miei limiti che mi porterò dietro con me. Quindi il vero scatto di qualità si può fare se si lavora su un sistema, come adesso noi abbiamo creato questa Academy, che vuole, attraverso i partner, migliorare il servizio mio, dei tecnici e formatori MCS, ma anche di tutti quelli che partecipano. Perché il progetto insieme Academy è che ognuno si porta a casa quanto arriva. Cioè, se io arrivo
e voglio fare solo la zavorra, mi porterò a casa poco, perché è come una barca a remi, una canoa, visto che andiamo verso l'estate, andiamo tutti da Francesco, e se siamo tutti sulla stessa canoa, più remiamo tutti insieme e sincronizzati, più andiamo forti. Se io mi metto in fondo e spero che sia Armando, Matteo e Francesco, sì, sicuramente faccio meno fatica, ma avrò due svantaggi. Uno, non arriviamo primi. Due, probabilmente se voi ve ne accorgete che io sto facendo il furbo, non la prendete proprio bene bene. E quindi... Certo, assolutamente. No, abbiamo... Infatti è capitata un'esperienza del genere con Armando. Abbiamo avuto l'opportunità di fare una codocenza, ci siamo anche divertiti un po'. Cosa dice Armando? Beh, sì. Francesco ha visto come... come vesso quelli che rompono le scatole in aula. Però prima la punizione, adesso vessi i partecipanti ai corsi. Ma, però, un'immagine... ma non è vero, Armando proprio, secondo me ormai c'è questa idea che lui è quello cattivo. No. Sì. Francesco Lavis, io mi diverto. Quello che rompe di più le scatole è quello che viene massacrato metaforicamente, nel senso che poi lo utilizzo. Non scorderò mai un ragazzo 2 anni fa che si riuscì per fare casino, ma un fulmine dove ti colpisce? Io gli ho spiegato fisicamente dove lo colpisce il fulmine, per quale motivo. C'è rimasto male, gli ho detto, adesso che hai saputo questo... punto tecnico, fisiologico, chimico, possiamo andare avanti? Sì, a posto, adesso andiamo avanti, facciamo lezione. Ragazzi, comunque, se mi invitate a luglio, io vengo a vedervi, a far formazione a tutti. È una tournée? Vi faccio una tournée, vengo a vedervi a tutti. Io sarò in aziende agricole, quindi se vieni con me andiamo, ci prendiamo e da mangiare qualcosa in un'azienda. Se poi andiamo a mangiare, io ci sono. Bene, bravo Matteo. E allora, bene. Io devo suonare la campanella, perché siamo arrivati con i tempi. Fabio, io ti ringrazio perché sei stato molto preciso nell'esporre alcuni aspetti del tuo lavoro che credo non siano chiari a molti. Anche perché parlare di sistemi di gestione è un bel argomento, la comunicazione legata anche a questi tipi di applicazioni normative del lavoro, e spero magari in futuro di riuscirci anche a rivedere per parlare magari proprio più nello specifico di sistemi di gestione, mi piacerebbe, perché qualche domanda in più solo sui sistemi di gestione te la vorrei fare, e ti ringrazio per essere stato con noi. Come sempre, noi ci diamo la mano, abbiamo pensato all'ultimo anno.